Il giorno della memoria non è soltanto una ricorrenza in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie della storia, ma è un invito costante e stringente all'impegno e alla vigilanza. Vanno apprezzate quindi le iniziative che tramandano la memoria e che creano gli anticorpi contro gli orrori del passato. L'associazione La Memoria Viva, con il progetto del docufilm dedicato a Lidia Maksimovic, si è assunta questo impegno. La stessa Lidia, oggi ottantenne, come tanti altri sopravvissuti, nei suoi incontri con i ragazzi continua a essere una testimone tenace delle atrocità della Shoah, perché è ai giovani che viene affidato il compito di custodire e tramandare la memoria, affinché questa non si attenui e non si smarrisca mai, per scongiurare nuove tragedie e nuovi lutti. Con i migliori auguri per la riuscita dell'iniziativa, Sergio Mattarella. Może to dziwne, ale nie jestem w stanie nienawidzić, bo wiem, będąc wychowana w takim duchu chrześcijańskim, że jeżeli będę nienawidzić, to ja będę bardziej cierpieć niż ci, którzy doznali, po prostu wpłynęli na taki zły los, jaki mnie spotkał. Buongiorno, abbiamo una prenotazione per l'Egitto. Sì. A nome di Lidia Maksimovic. Ok, qualche sì. Subito. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. È stata un'estate calda e difficile quella del 2020, ma Lidia non vuole rinunciare a quel viaggio che per i suoi 80 anni ha programmato sulle montagne italiane di Karol Wojtyla. A Introd, anzi alle tombe di Introd. Con l'amica interprete Renata risale la Valle d'Aosta fino ad incontrare Alessandra, la giornalista che ha promesso a Lidia di farla entrare nella casa che ospitò San Giovanni Paolo II e di farla sedere su quella panchina dalla quale il Santo Padre contemplava il Monte Bianco. Ma incontra anche Evelyn, e si innamora di lei, che ricambia, standole sempre accanto, e che diventa il simbolo di quella infanzia rubata
che in qualche modo a Lidia viene così restituita. Lidia, noi siamo seduti su questa panchina. Sa che su questa panchina si sedeva Giovanni Paolo II, guardava la vista verso la vallata centrale della Valle d'Aosta e si immergeva nei suoi pensieri. Qui, seduta in questo posto, mi tocco tutte e due le mani per verificare se quello che sta succedendo sia possibile e sia vero. Perché nemmeno nei miei sogni mi sarei mai immaginata di trovarmi in questo posto. Lui è stato vicino anche a me. Quando era ancora in vita, alcune volte ho avuto la possibilità di incontrarlo personalmente. Ancora adesso, nella mia memoria, sono impressi i suoi occhi. Quando mi ha guardato negli occhi con quello sguardo che sembrava che trafiggesse la mia anima. E da quell'angolo di paradiso, che avvicina Lidia al creato, così come succedeva a Karol Wojtyla, all'inferno di Auschwitz-Birkenau, il passo è breve. Forse era addirittura scritto che fosse così, perché il paradiso e l'inferno sono facce della stessa medaglia che bisogna conoscere per poter scegliere. I ricordi, dopo tanti anni, hanno perso quella profondità di riviverli. Vedo tutto con occhi diversi, perché dai prigionieri adulti ho saputo tanto su quello che succedeva ad Auschwitz. E perché io da bambina non potevo capirlo, visto che non conoscevo altra vita e per necessità mi sono dovuta adattare a quello che mi era capitato lì e lo consideravo una normalità. Per tanti anni sembrava come se non fossi uscita da quel campo, perché mi comportavo come un bambino nel campo e tutto quello che mi capitava era per me una novità. Non sapevo cosa significasse avere una bambola, avere qualche giocattolo. Di quel tempo mi ricordo soltanto il desiderio istintivo di sopravvivere e la lotta per la vita. E il fatto che sono riuscita a sopravvivere lo devo a tante circostanze favorevoli. E oggi, dopo anni, penso che una forza straordinaria, oggi so cos'è, ma allora non sapevo, semplicemente vegliava su di me. Tra queste circostanze, di sicuro in particolare, c'era la mia giovane mamma, che aveva appena 22 anni e che con grande determinazione, rischiando la propria vita, cercava di salvare la propria bambina. E durante questi rari incontri, ogni volta cercava di dirmi come mi chiamavo, da dove venivo, quanti anni avevo, e mi prometteva sempre che sarebbe ritornata e mi avrebbe portato via. Ma non c'è mai riuscita. Tutti noi eravamo convinti che avremmo lasciato la pelle là. Eravamo condannati a morte. E quello che succede nel sentimento di una persona è dirsi: come, Sami, hai lasciato tutti dall'altra parte e te ti trovi da questa parte? È un senso di colpa questo, perché siamo passati anche noi davanti alla morte, ma c'è stato qualcuno che non ci ha voluto e questo ci ha fatto in modo di sentirci in colpa, di sentirci privilegiati. Ma poi piano piano abbiamo dovuto accettarla. Quando ha scoperto poi, dopo molti anni, che la sua mamma era viva, quanta gioia c'è stata? Non è stata gioia, è stato rammarico. Come mai? Era viva. Non lo capivo. Era viva e non mi cercava. Sapendo di aver lasciato una bambina viva in quel luogo, quando si era allontanata con la marcia della morte. Solo dopo tanto tempo sono venuta a sapere in quale contesto vivevamo, in quale sistema, dove le informazioni dall'est all'ovest e dall'ovest all'est non passavano per niente. E lei, con quella marcia della morte, era arrivata fino a Bergen-Belsen e lì era stata liberata dall'armata americana e inglese. E quando, dopo alcune settimane di estremo sfinimento, era in grado di parlare, e si erano incontrati lì il comando dell'esercito russo e dell'esercito americano, gli hanno detto che tutti i bambini che c'erano ad Auschwitz erano stati protetti nelle orfanotrofi dell'Unione Sovietica. E lei ci ha creduto. E allora è tornata nella sua patria per cercarmi, per andare da un orfanotrofio all'altro. Ma ovviamente non mi aveva trovato. Scriveva incessantemente alla Croce Rossa e Mezzaluna di Mosca per avere qualche informazione. Perché il mio unico contrassegno di identificazione era questo numero sul mio braccio. Ma ogni volta riceveva risposte che non c'era nessuna bambina viva con quel numero. Solo dopo 17 anni le è arrivata la risposta che dalla Croce Rossa tedesca era arrivata la lettera che cercavano una bambina con il numero che io avevo sul braccio. Tutto il tempo lei credeva che un giorno mi avrebbe ritrovata.
E quando l'ho vista in questo stato, questa donna non solo felice, ma anche addolorata per tutti questi anni in cui non faceva parte della mia vita. E mi ha detto proprio questo: non è colpa mia. Allora io ho smesso di provare questo rammarico nei suoi confronti e l'ho amata. Il momento più vivo è quello di essere di fronte a una realtà che per molti è stata giudicata impossibile. Certo, noi facciamo questa testimonianza e abbiamo il dovere di fare la testimonianza. Abbiamo anche il dovere di fare un tentativo, se è riuscito, di portare una voce di pace che è quella per la quale noi siamo oggi impegnati. Se non fossimo operatori di pace avremmo mancato al nostro compito. Oggi so, anzi, sono sicura che sono sopravvissuta con l'intervento di una forza maggiore, perché era incredibile. Sono la bambina che ha vissuto il periodo più lungo ad Auschwitz, come risulta dalle analisi degli storici che lavorano sui documenti. Il mio dovere, la mia missione, è parlare di quelli che non sono riusciti a sopravvivere e al contempo dire a questi giovani con cui mi incontro che per quello che hanno sentito da me, per quello che hanno visto da Auschwitz e da altri campi, dovrebbero prestare attenzione, perché quello che ci è successo durante questi anni terribili della Seconda Guerra Mondiale non succeda mai più, che le madri non rimpiangano più i loro bambini, che gli adulti non rimpiangano più i loro genitori né i loro cari. E dico loro che questa mia esperienza è una specie di simbolo della vittoria della vita sulla morte. Comandante di quell'ultimo campo, non so il suo nome, non mi ha mai interessato. Era un SS crudele, esattamente così come il suo credo gli aveva detto di essere. E buttò, come tutti i soldati tedeschi in quel momento, buttarono divise e armi per tornare alle loro case e dire più tardi che loro non c'entravano niente. Beh, io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Avevo perso tutto, ero stata testimone di violenze inaudite, dell'odio, del male assoluto, e avevo sognato di vendicarmi. Quando vidi la pistola di questo personaggio ai miei piedi, pensai, beh, adesso è il momento finale. Io sono qui, prendo la pistola e lo uccido. Mi sembrava proprio il finale giusto. È una tentazione enorme che ho avuto, una tentazione fortissima, che è durata un istante, quegli istanti che ti cambiano la vita, per cui io ho capito che io non ero come il mio assassino. Io avevo sempre scelto la vita, che per nessun motivo avrei potuto uccidere qualcuno. Non ho raccolto quella pistola, per fortuna, e sono diventata quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso. Come sono lontani quei giorni di quasi 80 anni fa, quando a soli 3 anni, nell'autunno del 1943, l'avanzata delle truppe del Terzo Reich costrinsero Ludmila, perché questo era il nome di Lidia in origine, e la sua mamma a lasciare la loro casa per fuggire nei boschi della Bielorussia, con i nonni a nascondersi, mentre il papà, ufficiale dell'esercito, fu chiamato per fare servizio militare al fronte. Lidia e la mamma e i nonni si unirono a un gruppo di partigiani, ma furono stanati, e dopo una breve detenzione in Bielorussia tutti furono caricati su un carro bestiame e trasportati al campo di Auschwitz-Birkenau. I nonni subito alla camera gas e ai forni, la mamma ai lavori forzati e lei nella baracca dei bambini, quella frequentata dal dottor Mengel e dai suoi collaboratori. Płacz, dziewczyno, płacz, tak wiele waży łza. Lżej, gdy się rozleje w rzekę łez. Serdecznie płacz, mężczyzno, płacz, osuszy rzekę czas. Sól w kącikach ust wytrawi wiatr.
ha imparato anche ad odiare. Forse sembra strano, ma io non sono in grado di odiare, perché so, essendo stata cresciuta nello spirito cristiano, che se odierò, soffrirò ancora di più rispetto a quelli che hanno contribuito a questa cattiva sorte che mi è toccata. Chi odia soffre molto di più di chi è odiato, perché probabilmente un odiato manco sa di essere odiato. Chi odia sa che sta odiando, e l'odio non può portare che alla morte, alla distruzione personale e di gruppo. Gdy tysiąc łez opada w dół, jak wielki deszcz z bezbronnych chmur, to tysiąc serc przeszywa ból. Poi basta un lancio d'agenzia, un passaggio nel TG regionale e la voce corre. Che storia incredibile, così tutti la vogliono conoscere, vogliono sapere, vogliono fare il confronto con la propria vita. Avevo programmato un viaggio sulle tracce di San Giovanni Paolo II in Valle d'Aosta, ma mi tratterrò ancora qualche giorno perché ricevo tantissime richieste di incontri. Ogni momento una nuova telefonata mi giunge tramite la mia accompagnatrice Renata. Mi vogliono conoscere l'attrice Margherita Fumero di Torino, Beppe Tenti, l'ideatore di Overland, che vuol farmi vedere l'altro versante del Parco del Gran Paradiso, quello canavesano. Poi dei ragazzi della scuola di Sant'Antonio di Castellamonte, che mi hanno detto che già conoscono la mia storia, ma vogliono sapere alcuni particolari. E poi addirittura un conte, Tommaso Riccardi di Netro, che mi ha invitato nel suo castello di Castellamonte, dove a sua volta mi aspettano anche altre persone. E io non posso e non voglio rifiutare. Sono stupita soprattutto del fatto che vogliono conoscere tutta la mia storia, non solo i miei mesi nel campo. Raccontare la mia storia è la mia missione e lo farò con grande piacere. E lei? La sua vita la racconta con la stessa leggerezza con la quale sfoglia il suo album dei ricordi. Di quella vita solo l'apparenza normale, a partire dai pochi ma lucidi ricordi di quel maledetto campo. Pan uskładać chce naszyjnik z naszych łez. Płacz, niech płyną perły w delty rzek. Ti ricordi come era la tua baracca nel campo quando eri piccolina? Sì, me la ricordo perfettamente, perché è una di quelle grandi esperienze che non si dimenticano. E non era una casa normale come quella in cui vivi tu, ma era una casa dove c'erano tantissimi bambini come me, ma erano imprigionati e non avevano i giocattoli, non avevano da mangiare, ma quello che è più importante accanto a loro... Non c'erano le loro mamme. Purtroppo c'era vietato uscire. Non c'erano le passeggiate, non si raccontavano le favole, non c'erano i giocattoli. Semplicemente non avevamo nulla, perché erano tempi orribili. La mattina ci davano una fetta di pane nero, a mezzogiorno portavano la zuppa, che per nulla somigliava alla zuppa che ti dà la tua mamma. Lì i bambini non erano così legati come sei tu ai tuoi fratelli, alle tue amiche, perché lì ogni bambino, in un certo senso, lottava solo per la sopravvivenza. La tua mamma ti poteva venire a trovare? La mamma veniva da me veramente rare volte. Rischiava la vita, perché le era vietato andare a trovare la propria bambina, e quando riusciva a procurarsi qualcosa da mangiare, cercava semplicemente di sfamarmi con quello che era riuscita a procurare. Non avevo né una sorellina né un fratellino, nessuno. Ero sola tra le persone completamente sconosciute. Comunque ero molto brava. Non gridavo mai, non piangevo e cercavo di non chiedere nulla, perché per questo si poteva essere puniti molto severamente dalla guardiana che ci sorvegliava. Si dice, parliamo dei giovani, parliamo ai giovani, non è sufficiente, bisogna parlare con i giovani e bisogna farli parlare, perché la storia di domani la scriveranno loro. Diventa difficile persino spiegare a chi ha visto, a chi è andato ad Auschwitz, quello che era quell'inferno.
Lidia sale in cattedra nella vecchia scuola di Sant'Antonio a Castellamonte, dove incontra i giovani e le loro insegnanti. Qualcuno di voi è stato ad Auschwitz? Siete ancora molto giovani e di sicuro sarebbe molto difficile per voi comprendere tutto questo vedendo quel posto. E ora lì è tutto sistemato, di sicuro fa impressione. Ma allora, quando il campo era operativo, tutto era diverso. Prima di tutto questo terribile odore, la piaga dei ratti, non c'era l'acqua per lavarsi nel bagno, che oggi è difficile da immaginare. Adesso, quando ci si entra, soffia solo il vento, ma allora tutto era diverso. Innanzitutto c'era sempre semibuio, faceva freddo. Queste finestrine piccoline che avete visto facevano entrare pochissima luce. Il tetto della baracca perdeva. Quando pioveva o nevicava, tutto entrava all'interno. La guardiana e la capo avevano i loro stanzini accanto all'entrata. Mantenevano l'ordine usando il bastone e il frustino. Luzzi, grande poeta, scrisse in età molto, molto, molto vecchia, quasi novantenne, un verso che è questo: la libertà è una palestra dove bisogna andare ogni giorno perché altrimenti deperisce. Ecco, in questa palestra bisogna che ci vadano, a cominciare dai ragazzini, alle ragazzine, agli adolescenti, ai giovani, soprattutto loro, perché ciò che hanno non è un dato acquisito per la vita intera. Ho scoperto che anch'io ho fatto parte degli esperimenti, perché gli storici che studiano i documenti dell'epoca hanno trovato l'elenco dei bambini che ne facevano parte e in una delle pagine, con il contrassegno dell'Istituto di Igiene SS, c'è il mio numero. Perciò è una prova storica, non informazioni prese dai meandri della mia memoria, perché ero troppo piccola per poter ricordare queste cose. E proprio queste cose succedevano lì. Io non odio nessuno, non è odio il mio. L'odio è un sentimento che distrugge e basta, non crea nulla. Invece nel mondo c'è bisogno di creare e non di distruggere. Ci sono delle figure che sono enormemente, diciamo così, buone, che hanno lavorato per l'umanità, incominciando da Gesù Cristo, lasciamo perdere la natura divina, ok, ma Buddha, Gesù Cristo, Martin Luther King, Gandhi stesso, Suor Teresa di Calcutta, sono persone che hanno dato all'umanità e non hanno ricevuto, anzi parecchi sono morti, sono stati abbassati per la loro bontà. Per cui io credo più in queste persone che hanno costruito qualcosa che non in quelli che hanno distrutto, e l'odio distrugge, c'è poco da fare. Il ritorno alla vita normale non è stato facile e nemmeno troppo normale. A partire dai tempi della scuola, per una bambina come tante, ma non uguale alle altre. Quando era bambina, com'era la sua scuola? Se la ricorda ancora? Eh sì, me lo ricordo. Le classi erano molto piccole, perché tanti bambini sono morti durante la guerra e non ce n'erano così tanti come ora. Però, allora più che oggi, rispettavamo i nostri insegnanti, fino al punto che dopo le lezioni accompagnavamo la nostra maestra a casa. Non c'erano mica le macchine e se uno aveva la bicicletta era già molto fortunato. Prestava questa bicicletta agli altri perché potessero imparare ad andarci. Me lo ricordo così bene perché anche i miei genitori adottivi, forse dopo la quinta, me ne hanno regalato una. Me lo ricordo ancora. Molto spesso passavamo il tempo insieme, non come ora ognuno davanti al computer o lo smartphone, sempre insieme. Perché non c'erano nemmeno i telefoni normali e noi volevamo, come voi, essere sempre in contatto. Quali erano le materie che le piacevano di più e quelle che le piacevano di meno? Mi piaceva di più la storia e il polacco e di meno, come di solito tutti i bambini, la matematica. E la matematica mi dava sempre problemi. Ho dovuto prendere, come del resto penso quasi tutti i bambini, delle ripetizioni, grazie alle quali riuscivo ad ottenere voti un po' più alti.
Comunque ce l'ho fatta a finire tutti gli studi e come vedete riesco anche a parlarne e vi dico tutta la verità. Non nascondo nulla perché non c'è nulla da vergognarsi. Vorrei dire ai giovani di oggi, pensate che avete il compito di creare un'umanità più aperta. Ecco, allora il grande compito dei giovani, non è a caso che Papa Francesco ha fatto un sinodo per i giovani. Già Giovanni Paolo II aveva fatto le giornate mondiali dei giovani. Che la globalizzazione non sia la globalizzazione dell'egoismo, ma la globalizzazione della fraternità. A lei piaceva andare a scuola? A volte sì, a volte no, perché ero una bambina molto vivace. E poiché per molto tempo la mia infanzia era stata negata a causa della mia esperienza nel campo, mi comportavo un po' diversamente rispetto agli altri bambini. Tante volte era per me molto difficile concentrarmi su quello che avrei dovuto studiare oppure su quello che diceva l'insegnante. E perciò le mie maestre sapevano che ero una bambina un pochino diversa dagli altri della mia classe. Studiavo assieme ai ragazzi e alle ragazze. Le erano simpatiche le sue compagne di scuola? Ci andava d'accordo? Sì, avevo tante amiche e amici. Poiché al campo non c'erano le amicizie, quando avevo cominciato in un certo senso una vita normale, mi piaceva molto la compagnia dei miei coetanei. E voglio aggiungere una cosa. Nonostante tutto, nella mia testa c'era sempre quel campo e coi miei amici giocavo proprio al campo di concentramento. Mettevo i bambini in fila come per l'appello, li dividevo, questi nella baracca, questi nella camera gas. E gli insegnanti interrompevano questi giochi con orrore, perché io organizzavo qualcosa che apparteneva ormai al passato e non avrebbe dovuto avere luogo in quella scuola. E comunque è ancora dentro di me quella bambina del campo di concentramento. Vivevo in una città piccola e tutti mi conoscevano proprio per questo motivo. A scuola potevate giocare? Sì, avevamo degli intervalli, come li avete ora voi. Giocavamo a nascondino, organizzavamo le gare, ci dovevamo arrangiare con quello che c'era. Il mio gioco preferito era nascondino, perché quando tutti i bambini erano già stanati, cioè trovati, io riuscivo ancora a nascondermi nel posticino più buio. E forse erano addirittura andati già a casa, però io rimanevo nel mio nascondiglio. Questo mi era rimasto dal tempo passato al campo. Adesso possiamo solo sorriderci, perché è difficile capire la bambina che aveva vissuto così tanto nel campo e all'improvviso si era trovata nel mondo normale. Ci ho messo lunghi mesi, anzi anni, per adattarmi a queste nuove condizioni. Poi i suoi ricordi di ragazza, una ragazza con quel tatuaggio e quei ricordi che ogni tanto tornano alla mente, e le amiche che la convincono a scavare nel suo passato. Tutte le ragazze, quando diventano grandi, escono con le loro amiche. Lo faceva anche lei? Sì, anch'io ho avuto le amiche. Tutti sapevano che ero quella bambina portata dal campo di concentramento e che avevo il numero sul braccio, perché allora i tatuaggi non andavano di moda. Ero l'unica ad avere sul braccio questo numero tatuato. Per questo venivo trattata dai miei amici in un modo particolare. Ma ero molto aperta e mi sono ambientata bene. Come è nata la voglia di scoprire le sue origini, di sapere che fine aveva fatto la sua mamma? Per tanto tempo non ci pensavo affatto, finché i miei amici, più o meno della tua età, erano stupiti che non mi interessasse sapere quali erano le mie origini e chi esattamente fossi. Molte volte mi sentivo peggio rispetto a quelli che non avevano il numero sul braccio. A un certo momento lo coprivo addirittura con cerotto, perché nessuno mi chiedesse dove ero stata, poiché in un certo senso mi sentivo inferiore a quelli che non c'erano stati. Ma lei pensava che potesse essere ancora viva? O pensava che fosse morta e voleva solo sapere chi era? Era una ragazza giovane, convinta che la sua mamma fosse morta, perché al campo mi ero così abituata alla morte che la consideravo una cosa del tutto normale. Non mi mancava, non la rimpiangevo, anche se, come ti ho già detto, per gli altri era completamente incomprensibile che non mi interessasse sapere cosa era successo alla mia mamma. Come puoi vivere non sapendo da dove vieni?
Alcuni di loro hanno portato gli indirizzi degli uffici di ricerca e ho deciso di scrivere a uno di questi uffici che effettuavano la ricerca delle famiglie, perché durante la guerra molte persone sono morte, ma altre si sono perse di vista e cercavano di ritrovarsi. E grazie ai loro incoraggiamenti è cominciata la mia seconda storia, quella sulla ricerca della mia famiglia e sul ritrovamento della mia mamma naturale. A chi ha scritto? Ho scritto all'ufficio di ricerca di Amburgo in Germania, perché quello era il più affidabile. E questo ufficio ha deciso di occuparsi del mio caso. Abbiamo scambiato le lettere per circa 3 anni e dopo questi 3 anni mi è arrivata l'informazione. Non è come credeva lei che sua madre fosse morta. Sua madre è viva, però vive in Unione Sovietica, in quel paese che ora si chiama Russia. Questo ufficio aveva ritrovato negli archivi speciali le informazioni che il trasporto con il prigioniero, con questo numero sul braccio, proveniva dai territori dell'ex Unione Sovietica. E per questo motivo l'ufficio di Amburgo si era rivolto all'ufficio di Mosca. Dopo aver contattato l'ufficio di Mosca, era venuto fuori che una donna, proprio la mia mamma, stava cercando la sua bambina con esattamente questo numero sul braccio, poiché questo era il mio unico segno di identificazione. Il primo messaggio dalla mia mamma è stato un telegramma, perché una volta c'erano solo i telegrammi, non c'erano i cellulari, in cui mi chiedeva dove ero e chi si era preso cura di me dopo Auschwitz. Quanti anni aveva quando ha saputo che la sua vera mamma era ancora viva? Avevo allora 21 anni. Dalla storia tutti apprendiamo molto facilmente che il coraggio, la determinazione, ma anche la sensibilità del mondo femminile possono diventare protagoniste di una nuova comunità che si fonda su un'alleanza molto forte tra valori civili e spirituali e valori interiori che la donna sa portare. L'incontro con la sua mamma naturale a Mosca è stata la grande incognita della sua vita. Sarebbe cambiata? In meglio? In peggio? Com'è stato l'incontro con sua mamma? Subito, quando si è aperta la porta del vagone, mi sono messa lì con un mazzo di rose e questo è documentato dalle fotografie e volevo dare questo mazzo di rose alla mia mamma. Invece davanti a me ho visto migliaia di persone. Non sapevo che erano venute ad assistere a questo evento. Pensavo che nella stazione di una città così grande ci fosse sempre questa folla. Invece erano venuti proprio per vedermi. E la mia mamma, stando tra questa folla, non resistette più alla tensione, perché era convinta che da quella porta del vagone dovesse uscire una bambina di 4 anni. Invece c'era una donna adulta, come se fosse stata catapultata da un altro mondo. E la mia mamma non ha resistito a questa tensione ed è svenuta. Dopotutto ci siamo finalmente incontrate in uno di questi giganteschi alberghi di Mosca, in una sala di rappresentanza dove c'era un sacco di fotoreporter. All'inizio non c'era la possibilità di parlare perché tutti volevano vedere queste persone fortunate che erano riuscite a ritrovarsi, specialmente perché siamo state ricevute dalle più alte autorità dell'Unione Sovietica, perché per loro era un evento molto importante. Sono stata ricevuta al Cremlino, mi hanno fatto vedere tutti questi posti dove avrei potuto vivere se non fosse stato per la Seconda Guerra Mondiale ed Auschwitz. E allora mi hanno fatto vedere i più bei posti in Russia. Sono andata a Pietroburgo, dove sono stata accolta dalle autorità locali, in Crimea, in Caucaso. Mi è stato proposto di rimanere e di andare all'università. Dove volevo studiare, dove volevo vivere, io comunque rinviavo sempre l'argomento. È riuscita a parlare comunque un po' con la sua mamma, a raccontarsi? Con mia madre, dopo 24 ore di treno, siamo arrivati nella località dove lei viveva. Era nell'oblast di Donetsk. Anche lì ci sono state grandi celebrazioni. Tutta la città si è radunata alla stazione per darmi il benvenuto, con l'orchestra, con gli striscioni, quasi come se qualcuno fosse venuto dall'aldilà. Ha conosciuto la famiglia della sua mamma? Sì, già nel 1947 la mamma aveva partorito dei gemelli, 2 bambine, una specie di premio per il fatto che io non c'ero.
Lì si vive molto in famiglia, come da voi. C'è usanza, come in Italia, che quando nasce un bambino si radunano tutti, si congratulano, portano i regali al neonato. Volevano che una di queste bambine venisse chiamata Ludmilla, ma la mamma non l'ha consentito, perché il suo cuore sapeva che Ludmilla si sarebbe ritrovata. Ci pensava ogni giorno della sua vita. Per ogni mio compleanno preparava una torta, apriva una bottiglia di champagne e celebrava il mio compleanno. E queste mie sorelle le chiedevano: «Mamma, ma che stai festeggiando?» «È il compleanno di vostra sorella e un giorno di sicuro la conoscerete». Lei ci credeva per tutti questi anni. Le ha conosciute le sue sorelle? Sì, ma è venuto fuori che non c'era legame tra di noi. Semplicemente, in qualche senso, la mamma cercava di dedicarmi il più tempo possibile e loro, non avendo nessun legame con me, non erano contente del comportamento della mamma. Anche per me, malgrado tutte le mie esperienze, è stato difficile. Forse erano gelose di me e io ero un po' gelosa di loro. L'odio. Che cos'è l'odio? Vedete questa medaglietta? Tanto si può amare quanto si può odiare. Quindi l'odio e l'amore sono due lati della stessa medaglia. Là dove c'è l'odio non ci può essere amore. L'odio crea la distruzione, mentre l'amore apre tutte le porte. Quanto tempo si è fermata a Mosca? A Mosca sono stata 10 giorni e allora sono stata al teatro, al Bolshoi, a vedere il Lago dei Cigni. Dopo a Pietroburgo, anche lì al teatro, a vedere il Gladiatore. Pernottavamo in un albergo che si chiamava Astoria e lì, in una teca, erano esposti gli inviti ai grandi di tutto il mondo, scritti da Hitler, in cui diceva che lì si sarebbe tenuta la cerimonia della vittoria sulla Russia. Dalla storia sappiamo che Pietroburgo, allora Leningrado, lottò fino alla fine e resistette. Si sono mai incontrate le due mamme? Una ha detto all'altra, cioè la mia mamma naturale ha detto: «Io non te l'ho messa sulla soglia della porta, ha fatto tutto la guerra». E quell'altra ha risposto: «E io che dovevo fare? Lasciarla su quella baracca? Sarebbe finita in un orfanotrofio e non si sa che fine avrebbe fatto». Ma dopo tutti questi avvenimenti, la vita della mia mamma naturale è anche cambiata. Poteva rappresentare l'Unione Sovietica quando veniva invitata a far parte delle delegazioni che venivano per la celebrazione della liberazione di Auschwitz. Tante di queste persone andavano dopo a visitare Cracovia, ma la mia mamma rimaneva con me tutta la settimana e allora avevamo il tempo di parlare con calma di tutte le nostre esperienze, i dilemmi, nostalgie. Addirittura era stupita e piacevolmente sorpresa che gli abitanti di tutta la strada venivano con i fiori a salutarla. Il presente senza passato è uno strato sottilissimo. Che cosa deve il presente al passato? Perché oggi io posso liberamente digitare qui in Italia ricevendo tutto quello che voglio, mentre invece se sono in Cina ci sono delle cose che non posso digitare? Perché accade questo? E perché a seconda di quello che scrivo in Italia ricevo critiche o apprezzamenti, mentre in un paese come la Turchia posso anche finire in galera? Ecco, quando ci poniamo queste domande è inevitabile che la risposta non la troviamo in ciò che sta accadendo oggi, ma la dobbiamo andare a cercare dietro. E se noi non abbiamo dentro di noi lo stimolo di farlo, e questo noi potrebbe essere un ragazzo o una ragazza di oggi, occorre che qualcuno questo stimolo lo abbia messo dentro di noi. Lo dovrebbe fare la scuola, lo fa chi volonterosamente e per migliorare la qualità civile della propria società viaggia nelle scuole per introdurre gli studenti alla storia. Lidia è una donna ormai, non più una bambina, ma con due mamme.
È stato difficile gestire il suo rapporto con le due mamme, quella adottiva e quella invece vera? Nemmeno tanto, perché sapevo che da qualche parte c'era quella mamma naturale. Ma ormai ero molto legata alla mamma che mi aveva adottato e ha vissuto con me tante difficoltà, perché sono uscita dal campo come un piccolo scheletrino, molto ammalato. In continuazione avevo dei problemi di salute, non ero in grado di mangiare in maniera normale, non sapevo comportarmi, persino le scale le facevo gattonando, perché era la prima volta nella mia vita che vedevo le scale. Solo dopo anni mi sono resa conto e ho capito quanto deve essere stato difficile per lei, perché non sapevo comportarmi come un bambino normale che sin dalla nascita vive in condizioni umane. Ero come un piccolo animaletto al quale bisognava insegnare tutto. Non sapevo nemmeno che esistesse il cucchiaio. Addirittura gli oggetti di uso quotidiano per me erano una novità. Per la mia tranquillità, la prima domanda che ho fatto dopo essere arrivata dal campo era se non ci sarebbero stati i topi, i cani e se il dottor Mengel non sarebbe venuto a prendermi. Per la prima volta nella mia vita ho visto una stanza normale. Fino allora avevo vissuto in una baracca. E qui una stanza normale, il letto con la biancheria e poi il mio primo bagno. Per me è stato terrificante. Era inverno e la mia mamma adottiva, che io chiamavo signora, mi ricordava che per tanto tempo ero stata molto ammalata. Soffrivo di tubercolosi, anemia, il mio corpo era ricoperto di pustole. Ero talmente scheletrica che ricurgitavo ogni cibo, eppure mi faceva malissimo la pancia e mi veniva la diarrea. Quindi due mamme con un affetto diverso. Io semplicemente ero in una situazione molto più semplice rispetto a queste due mamme, perché ognuna di loro lottava per me e io solamente ero tra di loro. La bambina del campo, che per necessità aveva sempre dovuto accettare tutto quello che le capitava, accettava anche questa situazione. Io ero stata privata di quello che una bambina impara nella prima infanzia e non davo né a una né all'altra un particolare affetto, né dimostravo espansività. Ma nessuna se la prendeva con me per questo. E ancora oggi è così. Perché sin dall'infanzia sono stata una persona priva di questi sentimenti e ancora oggi non li so dimostrare, perché certe cose non si possono recuperare. Poi la sua vita, quella di figlia ma anche quella di mamma. Anche se per lei è stato difficile capire cosa volesse dire anche essere mamma. Si dà il caso che la mia mamma adottiva non avesse avuto figli suoi e quando è nato il mio figlio stravedeva per lui. È stata per lui la migliore nonna del mondo. È da tanti anni che lei racconta la sua storia. Con che sentimenti incontra e parla ogni volta con le persone? Io comincio il mio racconto da queste parole. Quello che vi racconterò oggi vi sembrerà inverosimile oppure il frutto di un'immaginazione malata. Sono uno degli ultimi testimoni di queste storie. E malgrado fosse una bambina, mi ricordo tante cose e queste esperienze molto difficili sono rimaste nella mia memoria e hanno pregiudicato tutta la mia vita, sia infanzia che adolescenza, ma anche adesso, nell'età avanzata. E nonostante tutto, nonostante dopo anni sia riuscita a superare queste esperienze, sono ancora dentro di me. Perché è molto difficile mettere tutto questo da parte oppure scordarselo. Auschwitz è una specie di simbolo, perché all'epoca era la più grande fabbrica della morte. E non si può dire che ho avuto la fortuna, ma anzi, la mia tragedia è stata quella di essermi trovata nell'epicentro di questi crimini che venivano commessi lì, in quei tempi. E poiché ero una piccola bambina, non capivo affatto come mai mi trovavo lì e perché non potevo stare con la mia mamma. Comunque, molto in fretta ho capito, è inteso, distinto, non avendo ancora nulla per la testa, come bisognava comportarsi per sopravvivere. Che quella era una lotta per la sopravvivenza, anche per una fetta di pane e un po' di zuppa, che praticamente
era l'unico alimento per una bambina come me e per gli altri miei compagni di allora. E poi tutte queste terribili cose che succedevano lì, perché sia le fabbriche farmaceutiche tedesche, sia gli scienziati facevano questi esperimenti pseudomedici, soprattutto sulle donne e sui bambini, ma particolarmente sui gemelli. Un ruolo particolare lo ha svolto il famoso dottor Mengel, che veniva chiamato l'angelo della morte, perché era un uomo da un aspetto interessante, ma privo di qualsiasi tipo di sentimento umano. Il suo compito principale era quello di creare esseri umani dalle caratteristiche eccezionali che sarebbero servite ai nazisti per popolare l'Europa dopo la loro conquista. E questo cognome mi si è impresso nella mia memoria sin dall'inizio. I suoi laboratori si trovavano accanto ai crematori e quando nella baracca dei bambini entrava la sua squadra per prenderne qualcuno per questi loro esperimenti, i bambini d'istinto cercavano di nascondersi nell'angolo più buio perché non sapevano cosa gli sarebbe successo. Si sapeva soltanto che ci sarebbero state le punture dolorose, somministrazioni del collirio, perché lo scopo era quello di creare un essere umano dall'iride azzurro, il colore preferito dei nazisti. Testavano su di noi anche i vaccini su commissione delle fabbriche farmaceutiche tedesche, perché questi erano esperimenti su organismi vivi. Servivamo come cavie, eravamo tenuti in questa baracca per i bambini solo a tale scopo. Quelli più forti, più sani, venivano prescelti ancora all'arrivo del trasporto al quale era presente il dottor Mengel. Per lui eravamo semplicemente il materiale per il suo lavoro e per colpa sua tanti persero la vita. Quando una parte di noi ritornava alla baracca, rimanevamo sdraiati come se fossimo privi di vita, con la febbre alta, corpi quasi trasparenti dopo i prelievi di sangue. Tutto questo non impediva alla nostra guardiana di portarci tutte le mattine all'appello. Come gli adulti, a volte dovevamo rimanere in piedi per un sacco di tempo perché ci contavano con questi numeri che avevamo sul braccio, ma i numeri mancavano. Noi vivi eravamo così abituati alla morte che non reagivamo quando toglievano i cadaveri, li mettevano in fila e la guardiana con la lista controllava, cancellava e poi buttava i corpi sul carro che dopo partiva per il crematorio. Io, uno dei bambini che ci ha vissuto di più, devo la mia vita alle circostanze favorevoli, soprattutto alla mia ottima condizione fisica. Ma si può dire che in tutta questa tragedia la mia più grande fortuna è stata la mia giovane mamma, che era molto coraggiosa e determinata a salvare la propria bambina. Ogni giorno veniva portata a fare il lavoro durissimo, lo spostamento del letto del fiume subito dietro i crematori. Lì gli abitanti del villaggio ancora esistente sapevano di questa terribile fame che regnava al campo. Cercavano di aiutare queste donne. Così tornando dal lavoro trovavano lungo la strada pane, cipolle, mele. E lei era una donna particolarmente forte e sana. Quando riusciva a trovare qualcosa, al tramonto strisciava sotto questa baracca di bambini, rischiando la vita perché in ogni momento poteva essere fucilata dal guardiano che sorvegliava quella zona. Io divoravo quello che mi portava, perché non lo volevo condividere con gli altri bambini, perché era una specie di lotta istintiva per la propria vita. Ricordo una cosa tragica, in cui è molto difficile credere, però arrivavano anche le donne incinte e da prigioniere partorivano bambini nella mia baracca. Il neonato veniva immediatamente ammazzato o tramite una puntura di fenolo oppure veniva affogato in un secchio d'acqua. E mi ricordo quel fatto semplicemente perché queste donne allattavano i bambini ancora in vita. Mi sono ricordata questo fatto nonostante fosse ancora piccola. Però questo era un fatto molto importante. Contava ogni cosa che poteva permettere di sopravvivere. Io non lo capivo, ma sicuramente il cuore di mia mamma si spezzava.
dobbiamo noi stessi rifiutare la logica dell'odio, mai rispondere all'odio con l'odio. Questa è la prima regola che dobbiamo applicare, prendere le distanze, perché l'odio avvelena, ci rende peggiori, ci impone quasi di arrivare a dare tutta la parte, no, peggiore di noi stessi, quindi il rifiuto dell'odio. Quando entra nel campo di concentramento dove lì lei ha sofferto e ha sul braccio il numero, cosa prova dentro di sé? Ci vado abbastanza spesso, perché mi viene chiesto di rilasciare le interviste proprio in questo posto dove ho passato una dozzina di mesi che, nella mia ormai lunga vita, sono stati molto significativi. Non ci entro né con piacere né con gioia, ma lo faccio per far vedere al mondo cos'è successo lì e soprattutto, se io sono riuscita a sopravvivere, dare voce a quelli che non sono sopravvissuti. In quanto questo numero sul braccio, per tanti anni non volevo che la gente sapesse che ero qualcuno che non conosceva le proprie origini, che non sapeva chi fosse. Per questo, da giovane ragazza, coprivo il numero con un cerotto, perché nessuno mi chiedesse come mai ero finita lì, perché per me è stata una terribile esperienza, visto che mi ero trovata lì da bambina. E pensavo che mi ero trovata lì perché forse ero stata birichina, cattiva, e forse per questo mi sono trovata in questo posto e mi è capitato tutto questo. Comunque adesso, dopo tanti anni, una volta lo consideravo un marchio, ma ora è solo il segno e il simbolo di questi milioni di persone che hanno perso la loro vita e ingiustamente hanno lasciato questo mondo, non solamente ad Auschwitz. Che cosa mi ha colpito di più sul racconto di Lidia? Beh, l'infanzia. Perché io sono stata una bambina estremamente fortunata, fortunata con due genitori che mi hanno voluto molto bene, quindi un'infanzia bellissima, magari non ricca, un'infanzia povera, però bella. E pensare una bambina che viene strappata da sua mamma, che è da sola, in mezzo ad altri bambini che non conosce, che ogni bambino non si preoccupa uno dell'altro, ma deve cercare di sopravvivere. E pensare questa infanzia così mi ha fatto ammirare ancora di più Lidia, perché non so se potrei parlarne con serenità. Non lo so. Per Lidia è tempo di ripartire, di mettere nel suo quaderno dei ricordi anche questo viaggio, come ha fatto 60 anni fa, quando a Mosca, per la prima volta, ha incontrato la sua mamma naturale. 17 anni fa, nel campo di Auschwitz-Birkenau, i nazisti hanno separato la famiglia Bucherov con la loro piccola figlia di 3 anni. Ma Lidia non è morta. È stata salvata e cresciuta dalla famiglia polacca Radzikowski, insieme alla quale Lyudmila è arrivata oggi nella patria, qui, a Mosca. Questo è il tatuaggio sul braccio della figlia. Il tatuaggio identico è sul braccio della madre. Sono passati 17 lunghi anni prima che queste mani si siano nuovamente ritrovate. Ed ecco, il primo giorno insieme, due famiglie, una russa e una polacca. Due famiglie che hanno una figlia in comune. È una felicità in comune. Lidia. Śmiej się, siostro, śmiej, niech perły rodzi śmiech. Pan chce mieć nasze. È stato un tuffo nel mio passato, fra i miei ricordi, nella mia vita. È il racconto di quell'infanzia perduta, di quei fantasmi lontani nel tempo, ma sempre presenti. Continua lungo quel binario, con Evelyn che mi accompagna col suo sorriso, il suo abbraccio, la sua gioia di vivere. Perché è così, toccando con mano il passato, che si può dire mai più, davvero mai più.
Sono convinto che tra i doveri di chi rappresenta le istituzioni vi debba essere anche quello di mantenere sempre vivo il ricordo dell'Olocausto, una delle ferite più dolorose della storia europea. Quindi ribadire senza ambiguità la condanna ad ogni forma di negazionismo e di fare della memoria un patrimonio da custodire e tramandare con cura alle nuove generazioni. Chiunque abbia conosciuto l'inferno dei campi di concentramento è rimasto per sempre profondamente segnato nell'anima. La paura, la solitudine e il senso di alienazione hanno accompagnato per tutta la vita queste esistenze, così come l'esigenza di raccontare, testimoniare e dare voce ai ricordi, seppur dolorosi e drammatici. Il racconto della Shoah dal punto di vista di una bambina è una testimonianza struggente che si unisce idealmente ai ricordi e alla voce di almeno 1,5 milioni di bambini, vittime innocenti della feroce nazista e dei suoi fiancheggiatori. Nulla più di questo può aiutare a comprendere la radice di odio che fu all'origine di quell'orrore. Una radice che, se non estirpata, può sempre rigermogliare con nuove forme di intolleranza, razzismo e antisemitismo. L'umanità deve essere capace di fare della memoria della Shoah un ammonimento perenne, un messaggio che non resti solo tra le righe di un testo di storia, ma sia vissuto nel presente, nella visione di una società in cui ognuno abbia il suo spazio, le sue idee, le sue opportunità e la sua dignità. Nulla più di questo, credo, potrà riscattare l'infanzia rubata di Lidia e dei tanti bambini vittime dell'Olocausto. Nuove generazioni bisogna stimolarle a fare e fare bene e soprattutto farle se sono convinti. In questi anni di attività sul territorio, eccetera, qualche ricordo l'ho lasciato alle nuove generazioni, ma adesso tocca a loro e gli faccio gli auguri. Tatuato sul fianco, una rosa rossa con scritto Michela sul braccio. Tremo al tramonto di Birkenau mentre la mente si libera. Taglio la felce, faccio una lancia, sento la calma che sibila. Scrivo di getto perché di getto ho preso questo treno. Statemi accanto perché di voi non posso farne a meno. La testa e goditi il sole perché tu riesci a vederlo. Contempla il silenzio, quello più intenso, perché tu puoi raccontarlo. L'indifferenza non copre i peccati, ne maschera solo lo spettro. E non basterà un ramo d'incenso per questa puzza d'inferno. Questa menzogna che ci raccontiamo, per cui siamo tutti più bravi, tutti più sani, ma ci fingiamo malati, ci dipingiamo soldati. Ma credo che in fondo una cosa in comune ci tenga legati. Gli occhi di Alex e i nostri sono entrambi bruciati. Muori tu, muoio io. In questa società bisogna dirsi addio. Muori tu, muoio io. In questa società non basta dirsi addio. E nei fantasmi non piangono. Il giorno in cui smetto di scrivere sarà quello in cui inizio a vivere. L'ennesimo inizio disordinato di un altro racconto per ridere. Il giorno in cui smetto di scrivere sarà quello in cui inizio a vivere.